Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video col nuovo look. Ormai sarà il terzo video che vedete col nuovo look perché li sto registrando tutti oggi. Però vabbè, già che ci sono, vi faccio vedere i capelli multicolor che mi sono fatta, che sono meravigliosi. E allo stesso tempo vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato con la super offertona che c'è appena stata da Kiko, ovvero il 3 più 3. Io amo questo 3 più 3, cioè ho comprato delle cose fighissime. Quindi ve le faccio vedere subito. Ho anche preso tra le cose che ho comprato due regali. Quindi uno ve lo faccio vedere perché tanto sono sicura che la ragazza al quale lo devo regalare non mi vede. Mentre l'altro ve lo faccio vedere confezionato perché la mia amica Cinzia, che sa che ho preso qualcosa per lei, vede i miei video. Quindi rischio di toglierle la sorpresa, mi dispiace. Però se voi riconoscete la scatola, io più o meno vi dico cos'è, non la apro, però vabbè, si capirà. Andiamo, così vi spiego immediatamente. Allora, nel mio 3 più 3 ho pensato di fare una furbata. Ovvero, ho detto, compro prodotti che hanno tutti più o meno lo stesso prezzo, così Kiko, ti è, risparmio un botto. Con questa botta di finezza, no? Perché era stupido prendere dei prodotti da 12 euro e prenderne dei prodotti da 6, perché ovviamente mi scalano quelli che costano meno. Quindi Kiko, io t'ho fregato, ho preso tutta roba dagli 8,90 ai 12, così più o meno. Ho vinto io. L'unica cosa che costava un pizzichino di più era il mascara della nuova collezione che viene 13,90, ma visto che ho preso tutte cose più o meno che costavano la stessa cifra, ho risparmiato più di 30 euro, il che è veramente una soddisfazione. E ho un saldo punti al momento di 1050. Yeah! Figo, 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 figo. A parte che ho visto che i saldi punti devono essere stratosferici per avere un po' di sconto, però vabbè. Andiamo avanti, portiamoci avanti col saldo punti. Allora, vi faccio vedere subito il primo pezzo forte, che è uno dei due regali che devo fare, ovvero quello che posso farvi vedere perché tanto la mia amica Sonia non ci guarda. Ed è questa pochettina qua della nuova collezione New Noir, che è bellissima. Me la sarei comprata anch'io, però mi scocciava spendere altri soldini. E quindi ho detto, vabbè. La pochettina ha questo bracciale che va a chiudere la pochette proprio, in più ha una tac, chiusura magnetica ed è così tutta nera, bellina da morire, veramente bellina bellina. E siccome la mia amica è un po' dark nell'abbigliamento, nello stile eccetera, questa qua secondo me ce la vedo troppo su di lei. Un po' dark, non che è emo, roba del genere, un po' dark nel senso che essendo come me che abbiamo una certa, in inverno ci vestiamo praticamente solo di nero, quindi, e siccome lei non farà mai una cosa del genere per dare una botta di colore, secondo me questo qua può essere assolutamente un pezzo forte del suo look del prossimo inverno 2016-2017. Quindi questa qua era la pochettina che costava, dove stai? Sui 12 euro, 10 euro, 10,90, 11,90, no, 10,90, 10,90, bellissima. Ovviamente ci dovrò aggiungere delle cose al regalo, però era una parte di quello che le volevo regalare. L'altro regalino è una palette che io non vi apro, ma è questa. È la palette della linea Allura. Era la linea quella dove c'erano gli atleti, però non mi ricordo come si chiamava. E qua c'è scritto Take It All Beauty Kit Palette de Maquillage. Praticamente all'interno della palette ci sono ombretti, terra ed è una pochettina azzurra meravigliosa. Quindi siccome io avevo già visto la mia amica Cinzia puntava sta palette, ho detto taci che appena posso gliela prendo, poi è stata tasa fuori questa offerta, quindi ho detto gliela prendo e gliela allego al prossimo regalo di compleanno che le devo fare. E poi invece andiamo avanti con i prodotti che ho preso per me. Oh, finalmente. Allora, mi sono ricomprata, approfittando del 3 più 3, la fantastica Color Collection Powder, ovvero la cipria correttiva colorata che mi piaceva morire, che ha cambiato packaging perché prima non era così, ma era tutta bianca rotonda, adesso è diventata figa pure, cioè pure specchiata ed è diventata così. Prima i colori erano a cerchietto, ora sono a righe. Però vi ricordate che l'ho terminata io, se non sbaglio, 1 o 2 mesi fa, forse 2 mesi fa, e l'ho amata la follia, mi è durata un anno e l'ho proprio stramata. E devo dire che è una cipria che su di me funziona alla grande, quindi l'ho ripresa immediatamente. Questa costava, dov'è il prezzo? Ma perché non trovo mai le cose? È sparito? No, 13,90 è lei quella che costa di più, il mascara costa un po' meno.
mascara costa 11,90, 13,90 è questa, però è fantastica. Poi parlando appunto del mascara che costava 11,90, ho preso Tadan Maxi Mood Mascara della nuova collezione New Noir, che è veramente valido, raga. Io non ci credevo, cioè quando ho aperto lo scovolino, io ho visto che era così, l'ho preso per semplice curiosità, perché è microscopico. E ho pensato, sulle mie ciglia che sono comunque lunghe, non servirà una pippa. E invece no, e invece mi ha stupito. Perché le pettina bene, le allunga molto bene, le districa, quindi rimangono comunque belle divise, belle a ventaglio. Unico mini difetto è che è molto liquido come mascara, quindi nonostante abbia un pennellino così piccino, io in un paio di punti mi sono sporcata. Non so se è perché il mio è particolarmente liquido, perché io ho sentito di tante ragazze su YouTube che lo usano e che anzi dicono: oh, io non mi sporco con questo scovolino. Che cazzo, io quando lo do qua sotto con le ciglia lunghe, un pizzichino mi vado a sporcare. Però vabbè, magari sono io che non sono abituata a questo tipo di scovolino, quindi farò pratica e vi faccio sapere. Però devo dire che come prima impressione avevo anche pubblicato delle foto sia su. Solo su Facebook o anche su Instagram, non mi ricordo, forse solo su Facebook. Avevo pubblicato proprio l'occhio con la prima applicazione e devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Ma parliamo di matite per le labbra. Ho preso una nuova matita per le labbra, la 413 della Everlasting Color Precision Lip Liner. Ed è quella, è una delle matite di cui ho fatto il video recensione Clio, penso settimana scorsa, 2 settimane fa. E ne ho presa una sola perché lei appunto ha detto che seccano alla velocità della luce, per cui ho detto va bene, prendo una sola. Costava 6,90, è l'unica cosa che ho pagato poco, però, cioè, ovvero che mi hanno dato in omaggio perché costava meno rispetto agli altri, però ero proprio curiosa dopo la recensione di Clio. Ho preso la 413 che è un bellissimo, ora io ho la mano molto abbronzata, però forse voi riuscite a vederla. È un bellissimo malva. E siccome ho comprato lo 03 della linea New Noir di Rossetto, secondo me questo malva insieme a quel rossetto lì sta da Dio. Quindi ho pensato di abbinarle così. Effettivamente, come dice Clio, sto cavolo di gommino inutile cosa ce l'hanno messo a fare perché non serve a ombelino. Però a parte questo, la matitina è molto figa. E io l'ho provata una volta, effettivamente sta lì, s'acchiappa. Si attacca alle labbra e non si scolla più, quindi è veramente veramente valida, se vi capita provatela. E poi ultimo pezzo che costava 8,90 è uno dei Velvet Passion Matte Lipstick, ovvero la linea matte che mi piace da matti di Kiko. Da matte. Vabbè, faccio le battute così da sola, viva Zelig proprio, Zelig by Momo. E questo qua è il 318 che io avevo puntato appena era uscita la collezione, se non vi ricordate. Nel mio video dove ne parlo, vi avevo detto che avevo puntato un colore scuro ed era questo. Per cui ne ho approfittato ora, visto che siamo a settembre, e ho preso il 318, che è questo qua, che è un rosso scuro meraviglioso. Io l'ho già messo un paio di volte per provarlo, eccetera. Ci sono uscita una sera. Fantastico, veramente fantastico. Mi è piaciuto un botto. Assomiglia molto a un rossetto di MAC che mi ha regalato l'anno scorso per Natale la mia amica Cinzia. Veramente fantastico. Ora non mi ricordo il nome del rossetto. Forse si chiama Hang Up. Forse sì. Forse Hang Up con l'H davanti. Vabbè. Comunque, fantastico. Fantastico il packaging. Fantastica la durata. Fantastica la stesura. Mi piacciono veramente un sacco questi rossetti. Per cui ne valeva assolutamente la pena prenderlo. Boom! Detto ciò, questi sono i miei 3 più 3. Fatemi sapere se anche voi avete aderito a questa fantastica promozione e cosa vi siete comprate. Io oggi probabilmente farò un salto a prendere i nuovi smalti, quelli con il top coat abbinato, perché mi è arrivata la mail che è uscita una nuova serie di colori e volevo Rouge Noir, quindi andrò a prendermene uno col suo top coat e boh, non voglio spendere una fucilata come al solito. Basta, vi mando un bacione, io ho l'asma, ho fatto 3 video di fila, quindi è il caso che mi fermo, perché sennò mi esplode davvero il telefono. Vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao!